Ciao e benvenuto sul mio canale. In questo video voglio condividere con te come ho fatto a trasformare un morsetto con la levetta di questo tipo nello stesso morsetto ma con una manopola di legno. Ma prima parliamo un attimo del perché ho fatto questa scelta. Secondo me questi morsetti sono un po' scomodi quando ti trovi in questa situazione, e cioè che non hai lo spazio sufficiente per poter fare un giro intero della levetta, ma ti trovi a dover continuare a fare mezzo giro alla volta. Sicuramente con un morsetto con la manopola risulta tutto molto più comodo. Detto questo, andiamo a vedere come ho fatto a modificare un morsetto di questo tipo aggiungendogli una manopola. Per prima cosa mi procuro un morsetto e misuro le dimensioni della manopola in modo da riprodurle su un blocchetto di legno. 9 cm per un diametro di 2,5. Olio di lino cotto, una delle finiture che preferisco, tanto per dargli un po' di protezione. E voilà! Bene, ora non mi resta che metterci un po' di colla epossidica sulla levetta e sulla parte finale del morsetto, andare a inserire il tutto e il gioco è fatto. E anche questo video giunge al termine. Se ti è piaciuto lascia un like, condividilo e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Sono tutte e tre cose che a te non costano niente, ma per me sono davvero molto importanti per far crescere il canale e la community. Per quest'anno ho davvero delle idee interessanti che secondo me ti piaceranno, quindi ti invito a spuntare la campanella per rimanere aggiornato su ogni mio video. Fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questa modifica che ho fatto al morsetto e se anche tu sei d'accordo con me sul fatto che quelle a levetta sono un po' più scomode di quelli con la manopola. Fammi sapere se hai altri consigli su come modificare i morsetti in modo da renderne più comodo l'utilizzo. Se vuoi rimanere aggiornato su quello che faccio durante la settimana, ti invito a seguirmi anche su Facebook e Instagram, dove posto delle foto, dei video e delle storie per farti capire passo passo che cosa sto facendo. Ora ti saluto e ti do appuntamento a sabato prossimo con un nuovo video. Hasta luego!